Buonasera a tutti! Eccoci qua! Ciao a tutti! Allora, bene, bene, bene. Vedo alla grande. Allora, vedo Fosca. Ciao Elena, ciao Marzia. Vedo un'altra. Elenia. Ciao Camelia, ciao Giada. Sonia, Veronica. Che bello, tutti i nomi ormai noti, direi. Allora, vediamo, vediamo. Ciao Paola, buonasera a tutti. Ciao Salvatore, buonasera. C'è qualcuno di nuovo, nuovo che non ha mai preso parte alle nostre dirette? Vediamo, vediamo, scrivetemelo, se c'è qualcuno di nuovo. Nebbia, Fiorenza, ciao Fiorenza, Valeria, grande Valeria, ciao Anna. Vedo Matilde. Oh, ragazzi, questa sera dovrebbe esserci collegato anche Antonio, eh? Caso raro ci dovrebbe essere. Vediamo, ciao Cinzia. Ciao Paola, Valentina, questa sera ragazzi tirami su, cioè iniziamo a farlo, iniziamo a farlo, iniziamo a farlo. E buonasera, saranno, oh Alessandra, ciao Valentina, Lucia, vedo un'altra Valentina, Alessandra, e di nuovo Terry, Laura, ragazzi siete tantissimi, ci sono i commenti, faccio fatica a salutarvi tutti. Lidia, bene, ciao, per me è la... Oh, Sonia, bene, bene, benvenuta. Per me è la prima. Perfetto. Francesca, ciao, io sono nuovo. Ciao Matteo, benvenuto anche te allora. Ciao a tutti. Scusate se non vi guardo in camera, ma leggo i commenti, quindi magari mi vedete lì così. Oh, Federica, io sono nuova. Benvenuta, Federica. Buonasera, ciao Maria. Dilini, ciao Fabio. Bene, bene, Federica. Oh, questa sera iniziamo a preparare, rivediamo un classico, ok? Quindi un tiramisù, con tutto l'onore e rispetto per il nostro tiramisù, perché quando parliamo di certi piatti dobbiamo parlarne sicuramente con rispetto, tipo carbonara, tiramisù, amatriciana e avanti. E quindi lo rivediamo, va bene? Sono idee, perché in realtà il tiramisù in forma moderna, ciao Daniela, lo possiamo fare in tantissime versioni, veramente in tantissime, dando spazio o più spazio a determinati ingredienti. Ma questa cosa la vediamo bene sabato, eh? Sabato, lavagne alla mano, e vediamo bene come si può, diciamo così, prendere un classico della tradizione e farlo diventare, un dolce moderno, ok? Non mi fermerò sulla tiramisù. Sabato lo vediamo bene alla lavagna, magari anche una Sant'Onorè, vediamo una Sacher, perché no? Vediamo un po', poi me lo direte voi, ok? Ciao Lucia! Vedo Esther, ciao Esther, ciao Giusy. Vediamo, scusate, mi è partito Elena. Oggi guardo, domani mattina comincio. Volentieri, Elena. Ok, ciao Nadia, la prima anche per me. Oh, benvenuta Nadia. Franco, buonasera a tutti e auguri a tutti. Michele, perché è l'anniversario? Ah, sì, è l'onomastico. Aspetta, devo scrivere a mio fratello Michele. Grazie, Franco, per avermelo ricordato. Ciao Lori, ciao Tiziana. Ciao, che sballato. Eccola, ciao Anna, vedo Anna. Puoi salutare le mie bimbe, certo, Sara, Miriam e Greta. Miriam e Greta, un bacio e un abbraccio. E vedo Luigia, oggi è appena iniziato Paolo, sono in ritardo, ma sono stato. Ok, Luigia. Luigia ha praticamente iniziato una creazione che abbiamo fatto la settimana. No, sì, la settimana scorsa, esatto. Stasera vi guardo, volentieri, Luca. Patrizia, ciao Romina. Ma tu sei. Beh, grazie, Giovi. Ciao Arianna. Oh, Arianna, adesso ho capito. Perché poi vedo i nomi e i cognomi, ok? Quindi capisco. Arianna ha fatto tanti corsi dal vivo. Ciao Davide, lo farò presto. Stasera non riesco. Guardate, ragazzi, nessun problema, la diretta rimane. Bellissimi corsi che hai aggiunto a Pasticceria Semplice. Grazie, Chiara. Vi ricordo, ragazzi, prima di iniziare, intanto che aspettiamo altri 5 minuti, la diretta di questa sera, scusatemi, è abbastanza veloce, ok? Quindi abbiamo da fare tre preparazioni veloci tra loro. Poi vi spiego tutto, gli stampi, chi non ha gli stampi, vediamo bene tutto, ok? Vi ricordo che ci sono gli ultimi 2 giorni, il 30 e il 1° di ottobre, per chi vuole magari acquistare e vedere i nuovi videocorsi online. Piccola parentesi, da una parte abbiamo il corso Creazioni d'autunno, sono 6 creazioni diverse, ci sono oltre 40 video lezioni, le spiegazioni, la teoria, tutta improntata su quello che sono i profumi dell'autunno, i sapori dell'autunno.
presto arriveranno i cachi, l'uva fragola è già presente, ovviamente le castagne marroni, quindi siamo lì, ci siamo ormai. Dall'altra parte invece, creme e basi. Questo è un corso pensato per chi magari ancora fatica a capire la differenza tra un cremoso e una lamerata, tra una crema pasticcera magari e una crema inglese. Sono spiegate tutte, ci sono tutte le ricette, come si conservano, si congela o no la crema pasticcera, come, ad esempio, tutte le masse montate, le differenze, le masse montate con il grassi, quindi col burro, oppure no, la montata doppia, cos'è, tutte le basi friabili, e poi anche lì ci sono tante ricette. Qui ci sono più di 60 video lezioni e chi acquista le creme e le basi, un domani se deciderà di far parte di Pasticceria Semplice avrà un credito e quindi è come se non lo pagasse sostanzialmente, ok? Infatti a tutti gli iscritti di Pasticceria Semplice abbiamo regalato questo corso. Allora, beh, Giovi, preso anche io le creazioni d'autunno. Ciao Fiorenza, bene bene, mi fa, oh Emanuela, ciao Emanuela, preso, grazie Emanuela, grazie. Spero di partecipare presto a un corso dal vivo. Arianna, guarda, a Verona abbiamo esaurito tutte le date, a Milano anche. C'è ancora del posto a Padova, eh? Se qualcuno viene a Padova, ci si vede a Padova. A Padova faremo la pasticceria moderna, ok, a 360 gradi, e la pasticceria dedicata al Natale. Infatti siamo già verso novembre, se non ricordo male. Per chi vuole informazioni, basta che mi scriva, poi io gli do tutte le informazioni, ecco. Bene, bene. Vi seguo con calma, volentieri Laura. Ciao Michela, vediamo. Ok, io ultimo giorno, budget card esaurito. Tiziana, va tranquilla. Ecco, per chi magari, siccome c'è scritto qualcuno che doveva aspettare che la carta di credito ripartisse, c'è anche il 1º ottobre, quindi vi parte il mese, insomma c'è questa possibilità. Vediamo. Ciao Davide, grazie a te, passerò una bellissima giornata. Grazie Annalisa. Vediamo, guarda, non vedo l'ora di vedere le nuove lezioni. Claudia, ti ringrazio, sai, stasera si vede. Ah, ti vede anche mia mamma, Beatrice, bello, bello, mi fa piacere. Giusy, io Milano. Sì, Giusy, noi ci vediamo a Milano, se non sbaglio, vero? A metà novembre, a fine novembre, fine novembre. Sì. Ho appena finito di fare una torta a Paolo, domani la mangio, speriamo sia venuta bene. Anna, sicuramente è venuta bene. Perché il bello delle nostre dirette è quello che riusciamo a fare cose complesse o a volte anche più semplici, però riusciamo a farle. Io, come dico sempre, la pasticceria è meritocratica ed è semplice. Sembra complessa, ma se vediamo assieme dove magari possono esserci degli errori, cose del genere, ce la facciamo, eh? Poi ce la fanno tutti. Vediamo, vediamo, dai. Rosaria, benvenuta Rosaria, sei nuova. Davide, io mi sono iscritta da entrambi, non vedo l'ora di cominciare a creare. Grazie Mariella. Guardate, le creme e le basi a me piace da matti, e soprattutto per chi magari vuole ancora capire le differenze delle frolle, vuole capire meglio cos'è la maglia glutinica, cos'è la farina debole, perché si usa una cosa piuttosto che un'altra. Io tengo tanto veramente a questo corso perché è proprio pensato per dare delle indicazioni precise, tutto fatto alla lavagna con i grafici, le indicazioni. Ci sono anche i bignè dentro, c'è addirittura il bignè vegano, il cacao, gluten free, tutto spiegato. Ecco. Bene, bene, dai, direi che possiamo iniziare. Ciao, non vedo proprio l'ora di fare un tiramisù. Chiara, allora iniziamo, dai. Allora, come iniziamo? Come iniziamo? Faremo questa sera tre preparazioni, però prima vi spiego un attimo gli stampi che alcuni mi hanno chiesto, eh. Adesso poi arrivo lì e prendiamo un po' di ciotole, lo sapete, questo è il momento televendita, quello di Roberto, ve lo ricordate? Vabbè. Allora, adesso vi spiego tutto, va bene? Questo è il momento televendita. No, in realtà non dovevo vendervi nulla. Allora, adesso però vi spiego bene gli stampi, cosa uso io, cosa potete usare se li avete e se non li avete. Allora, io uso uno stampo. Vi faccio vedere. Ok, arrivo lì. Allora, arrivo lì. Questo è lo stampo che useremo. Vediamo se si vede. Ok, è uno stampo tondo normalissimo. Ok, questo è 18 centimetri ed è alto, se non ricordo male, 5-6 più o meno. Eccolo qui. Poi, per fare gli inserti della nostra torta moderna, io questi li ho tagliati perché in realtà erano enormi. Vedete? È lo stesso, però è più piccolo, 16. Ok?
addirittura se volete c'è 14, va bene uguale. Allora vi faccio vedere perché ci serve così. Arrivo, mettiamo giù questo. Boh. Allora, perché come vedete va all'interno. Va all'interno, ma essendo questo 18 lo stampo 16, vedete che rimane, non so se si vede un po' alla luce, eccolo qui, vedete che è più piccolino. Ora, per chi non ha, siccome so che non tutti hanno questi stampi, vi faccio vedere cosa potete eventualmente usare. Ciotole, ciotole di plastica. Sembra, oddio, poi vabbè, non verrà proprio identico, però viene fuori comunque un ottimo risultato, eh? Allora, vedete? Ciotola che va all'interno. Potete usarle, non c'è problema. Certo, se si ha lo stampo, meglio. Se avete lo stampo in silicone grande, ma non avete quello da inserto, usate pure una ciotola, va bene? Ok, l'importante è che abbia almeno, come si vede, un centimetro o mezzo centimetro di scarto da una parte all'altra. Ok, quindi soluzioni per tutti. Soluzioni per tutti. Allora, vediamo. Poi, ragazzi, poi, allora, via le ciotole, io uso poi lo stampo. Questa sera prepareremo tre basi. Faremo una diretta legata al nostro tiramisù di tre puntate. E uno dice, caspita, tre puntate per un tiramisù, è vero. Il problema è che le cose devono congelare, ok? E quindi vedremo anche la stratificazione come può essere fatta all'interno di quello che sono appunto le nostre torte moderne. Ecco perché abbiamo bisogno di due appuntamenti dove prepariamo, ok? E stratifichiamo, e uno dove andiamo sostanzialmente a finire quello che è la nostra creazione, ok? Ciao Simone! Che ditta sono gli stampi, Luigia? Questi sono della Pavoni, eh? Però vanno bene tutte, va bene martellato, va bene pavoni, silicomart, cioè tutti vanno bene, non c'è problema. Se poi voi ragazzi avete altri stampi, vanno bene, sarebbe meglio se sono almeno quello più grande in silicone, però insomma se non c'è usiamo quello che c'è, va bene, noi ci adattiamo, ecco. Vediamo, ciao Davide, ciao Rosaria. Allora, in alternativa posso usare gli anelli con fogli di acetato? Laura, perfetto. In alternativa puoi usare gli anelli, assolutamente sì. Poi, adesso che me l'hai detto, ne prendo uno. Eccolo qui. E vi spiego anche per chi ha gli anelli come fare. Allora, l'anello, volendo anche il microforato, se però avete l'acetato sarebbe meglio. Se non avete l'acetato, usate anche la carta da forno, tanto sapete che qui nelle nostre dirette facciamo di necessità virtù, quindi facciamo un po' di tutto. Ciao Davide, ho appena terminato la programma, sono un po' felicissima, grazie Mariella, fa piacere. Allora, iniziamo. Tre preparazioni, prepareremo un crumble che andremo a glassare, ok? Poi la ganache al caffè e poi prepareremo il biscotto savoiardo. Noi faremo dei dischi. Ma in realtà voi poi con questa ricetta potrete fare tranquillamente anche i biscotti savoiardi classici, va bene? Anche per farvi il tiramisù con i vostri biscotti tradizionali, ok? Allora, partiamo. Vediamo, Ciao, sono arrivata a tutti ed intanto vi ascolto. Ciao Paola, benissimo. Partiamo allora, ragazzi, adesso preparando il biscotto il biscotto savoiardo, va bene? Quindi prendo gli ingredienti, poi vi spiego tutto. Questo è andato. Eccolo qui. Il savoiardo fa parte delle masse montate, ok? Noi qui faremo una montata singola per la precisione, ok? E adesso vediamo bene. Mi stacco, ragazzi, un secondo solo perché così leggo gli ingredienti, perché non me li ricordo ovviamente tutti quanti. Allora, intanto accendiamo il forno, ok? Accendiamo il forno statico a 170 gradi, va bene? Mentre ventilato lo accendiamo a 160-165, ok? Quindi 170-170, 175 statico, 160-165 ventilato. E adesso vediamo gli ingredienti. Ci serve 45 grammi di albume d'uovo, 30 grammi di zucchero semolato,
la vaniglia, mezza bacca circa di vaniglia, eccola qui. Sapete che uso sempre la bacca? Poi un grammo di buccia di limone grattugiata, eccola qui. Poi 23 grammi di farina 00, ok. Fecola, che va bene anche l'amido di mais per chi non ha la fecola, o l'amido di riso, ci serve un amido, ecco. 23 grammi, no scusatemi, 10 grammi, mi confondo con i 23 grammi di tuorlo d'uovo, ok? Quindi vi ripeto velocemente, 45 di albume, 1 grammo di buccia di limone, 23 grammi di farina 00, 10 grammi di fecola o amido, di mais, di riso, poi 30 grammi di zucchero semolato e 23 grammi di tuorlo d'uovo, oltre alla nostra vaniglia. Aspettiamo, torniamo. Perfetto. Ok, ciao Morena! Ok, vediamo, ancora niente. Esatto, adesso possiamo iniziare. Allora, come iniziamo? Spostiamo anzitutto... anche il tuorlo, lo teniamo qui adesso il tuorlo perché comunque ci serve praticamente quasi subito. Iniziamo a creare quella che è sostanzialmente una meringa a tutti gli effetti alla francese, che cambia un po' le proporzioni ma siamo lì. Quindi ciotola, frullino, o per chi è la planetaria va benissimo la planetaria, io uso il frullino solo per così comodità e anche perché la quantità è poca e allora a volte con la planetaria si fa un po' fatica. Cosa facciamo? Iniziamo a montare il nostro albume. Quando inizia a schiumare iniziamo ad aggiungere lo zucchero, ok? Due o tre volte, ecco. Poi se decidiamo di fare quantitativi più importanti, beh, a questo punto andremo a metterlo in più volte, ecco, 4-5 volte. Non lo metto tutto subito perché altrimenti ci metto più tempo a montarlo, ecco, tutto qua. Vediamo, Cosa succede? C'è qualche problema? No. Oh. Ok, no, tutto a posto. Qua tutto a posto, se non sbaglio. Vediamo, Si vede disturbato, si vede malissimo. Che succede? Soliti problemi di linea? Aspetta, vediamo un attimo. Allora, proviamo un attimo a mettere... Si vede male. Vediamo un attimo, ragazzi, arrivo, Ho provato a mettere wifi, ma... ok, adesso ok. Bene. Ok, io vedo bene. Bene. Allora, ve lo ripeto perché non ho capito se... per ora risolva, lo so, Diego, qua sapete che la linea è un po' ballerina. Allora, ripeto velocemente. Albume, zucchero. Adesso montiamo l'albume, ok, e inseriamo lo zucchero. Lo zucchero lo inseriamo quando l'albume inizia già a schiumare, ok? Vediamo un attimo. Ora va bene. Ora si vede bene. Ok, va bene, ci siamo. Allora, inseriamo il nostro albume. E... ok, si vede. Non tocco niente. Iniziamo a montarlo, ok? Schiumare, adesso piano piano inizio ad aggiungere lo zucchero mentre monta. Ok,
l'abbiamo montato, vedete che tiene benissimo. Adesso cosa facciamo? Aggiungiamo gli aromi, ok? Quindi ho la mia scorza di limone, eccola qua. Poi prendo un piattino e vado a estrarre i semini della mia vaniglia. Qua ne ho vari pezzettini, l'apro, qua ci sono tutti i miei vari semini. Eccola qua. Vedete che... Vediamo, eh? Carmela, un abbraccione, grazie Carmela, anche a te. Allora, vediamo. Non si vede quello che fai, troppo alta la cam. No, io lo vedo. Aspetta, vediamo, si vede Franca? Sto solo montando gli albumi con lo zucchero, esatto, esatto. Per adesso sono montato gli albumi con lo zucchero, va bene. Ho aggiunto gli aromi. Adesso vi do una passata. Tranquilla Nadia, abbiamo montato gli albumi con lo zucchero, messo gli aromi e adesso qui ho il tuorlo, ok? Il tuorlo lo inserisco, lo si può mettere anche a filo, però questo è poco, quindi lo possiamo mettere anche tutto assieme, non succede assolutamente nulla. E velocità minima lo vado a inserire. Vediamo, ditemi ragazzi se c'è qualcosa che magari non capite, chiedetemi anche, io tanto sapete che sono qua a vostra disposizione. Spostiamo il nostro frullino, ok, si vede, bene. Allora, prendo una ciotolina, ma potete usare anche un piattino, qualsiasi cosa, perché vado a setacciarmi adesso la farina e la fecola. Le setaccio un po' alla volta assieme, in modo tale che vanno ad amalgamarsi e si arreggiano. Questo. Allora, Rita, stiamo facendo i saoiardi, esatto. Savoiardi, quindi abbiamo montato, guardate, ve lo ripeto più che volentieri, abbiamo montato l'albume con lo zucchero, poi quando era bello montato abbiamo aggiunto gli aromi, il limone e la vaniglia, poi il tuorlo che è stato semplicemente mescolato e adesso cosa facciamo? Scusate, vediamo. Arrivo che prendo la famosa Marisa. Ho setacciato la farina con la fecola, se non avete la fecola va benissimo anche l'amido di mais, l'amido di riso, non è un problema, qua ci serve semplicemente un amido. Poi cosa facciamo? Lo aggiungiamo, in questo in un paio di volte perché non è tanto, ok? Mescoliamo dal basso verso l'alto, è un po' il procedimento, se ci fate caso, grosso modo, di quello che è un pan di Spagna, perché è una massa montata a tutti gli effetti. Stiamo attenti a non, diciamo così, smontarlo. Quindi adesso arrivo in canna, arrivo lì, inserisco anche l'altra parte di farina e fecola e vengo qua, così vi faccio vedere. Allora, piano piano vado ad amalgamarmi il tutto. Dovete stare attenti perché la farina tende, insieme alla fecola ovviamente, a scendere verso il basso. Bene, quando vedo che non ce n'è più in giro, non ci sono più grumetti, allora ci siamo, è pronto. Ecco qua, perfetto.
Allora, vediamo le dosi degli ingredienti. Ciao, Dani, finalmente sto seguendo la tua diretta. Ciao Lucia, benvenuta. Allora ragazzi, adesso prendiamo una leccarda da forno, io l'ho già preparata, eccola qua, con la carta da forno. Il nostro forno è già acceso, lo abbiamo acceso prima. Prendo un sac à poche, però volendo potete anche usare direttamente l'impasto, perché vado a fare in sostanza due dischi, perché questi dischi poi li useremo per il nostro inserto, quindi saranno all'interno della nostra, del nostro dolce, ok? Questo mi viene perfetto perché i dischi dovranno essere di circa 16 cm, quindi se noi li vogliamo giusti, possiamo anche disegnare sul retro, poi lo giriamo, sennò, altrimenti poi ci rimane il disegno della carta da forno, il disco, quindi lo giriamo e poi andiamo. Io vado un po' a mano libera, insomma, me li guardo, ecco, non c'è bisogno. Quanti albumi e tuorli? Allora, gli albumi erano 45, il tuorlo invece 23. Ok, ci siamo, sì, dai, perfetto. Possiamo procedere adesso nel creare quello che è il nostro biscotto savoiardo, va bene? Allora, creiamo. Apriamo sempre bene la sac à poche, ormai lo sapete. E inseriamo il nostro composto. Ecco qua. Allora, stiamo attenti a non farlo troppo alto, perché a me serve un disco, però un po' bassino, non troppo alto. Questo è molto importante. Allora, vediamo. Vedo che... Ok, tutto a posto. Bene, questo via. Non serve la punta nel nostro sac à poche, perché tanto lo tagliamo. Ecco qua. E adesso andiamo a fare il disco. Partiamo da qua, stiamo bassi. Guardate che facciamo così, ho un'idea, così lo vedete bene, Ok, dai, perfetto, così si vede bene, Ottimo, ottimo. Bene, bene. Come vedete io schiaccio leggermente in basso. Non sto molto alto perché ho bisogno di creare un savoiardo, ma non troppo alto, perché altrimenti poi non ci sta più. Ok, qua ci ripassiamo. Bene, secondo disco. Io ho la carta da forno al finale, ma noi usiamo tutto. Giretto qua, ok, vediamo se corrisponde. Allora, se ci siamo, guardate benissimo. Oh, guardate, perfetto, perfetto. Così, dose non poteva essere più giusta. Allora, prima ragazzi, vi faccio una cosa: siccome questo qua è il finale, faccio così perché c'ho la carta che si muove. Ok, allora, prima di andare in cottura, cosa facciamo? Ci serve un pochino di zucchero semolato e un po' di zucchero a velo. E ecco qua. Quindi cosa facciamo? Adesso, prima di andare in cottura, spolveriamo con un po' di zucchero a velo. Ok,
e poi un po' di zucchero semolato, così a pioggia da una parte e anche dall'altra. Questo crea l'effetto caratteristico del nostro savoiardo. E adesso via in cottura. Allora, questo è abbastanza basso, vedete? È proprio basso basso, quindi io credo che nell'arco di 8-10 minuti, forse anche meno, è pronto. Lo vediamo perché assume il colore caratteristico leggermente nocciolato. Vi dico questo, ragazzi, perché ovviamente poi ognuno di voi ha il forno diverso. Come si fa la sacca poche? Allora, io credo, immagino che tu volessi dire senza, prendete il cucchiaio, lo dividete sostanzialmente in composto in due, avete visto che è giustissimo, un po' da una parte, un po' dall'altra, e lo girate, lo aprite. Poi andiamo a copparlo con il disco, ma in realtà possiamo anche poi inserirlo così o sistemarlo con un coltello, ecco. Allora, andiamo in forno. Forno bello caldo, a posto. Questi li spostiamo. Ragazzi, questa sera siete tantissimi. Siamo a 416. Wow! Davide, mi sono persa la temperatura del forno. Sonia, non ti preoccupare. Allora, eravamo a 160, 165 forno. Ventilato 170, 175 statico. Ma se compro il sac à poche... ho mosso troppo zucchero a velo. Antonella, va bene, non succede niente, ti si caramellizza un pochino. Ma se compro i savoiardi senza glutine, ma sì, se hai questo problema, sì, non c'è problema. Ciao Lucia, vediamo un attimo, c'è qualche altra domanda che magari ho perso. Vediamo, buonasera. Ok, dai, perfetto. Allora, ragazzi, se volete io vi lascio qui, così vedete bene anche il tavolo, dai, poi io, tanto anche se non mi si vede, forse anche meglio. Allora, vediamo, forno a valvola aperta, no Valeria, no, non serve in questo caso, sai, tranquilla. Ciao Patti. Ok, bene. Allora, vediamo adesso cosa andiamo a preparare. Prepariamo adesso il crumble, ok? Valeria, cotti sul tappetino di silicone? Sì, va benissimo, non c'è problema, sai. Non mi è venuta bella montata, Claudia. Allora, lì bisogna montare bene l'albume, perché il segreto è questo, nel nostro savoiardo. In più, Claudia, l'albume dovrebbe essere temperatura ambiente. Se per caso l'avete usato freddo da frigo, non c'è problema, lo montate di più finché non monta bene. Per quanto tempo in forno? Bah, ci vorranno 8-10 minuti, io credo. Comunque lo teniamo controllato, perché è basso, ok? Allora, prepariamo il crumble. Adesso arrivo. Trac. Cioccolato. Poi vi dico l'inglese. Cioccolato fondente lo mettiamo un attimo da parte, perché in realtà non fa proprio parte, ecco, del crumble. Prendo il burro in frigo. Eccolo qui. Allora, cosa facciamo adesso? Andiamo a creare quello che è il nostro crumble, ok? È abbastanza semplice questo, lo faccio a mano, però se avete la planetaria lo potete fare anche in planetaria. Vado a lavarmi le mani, cioè l'ho già lavate prima, però visto che le metto proprio all'interno, vi do un altro colpo. Bene, allora vediamo se qualche domanda. Analisa, 8-10 minuti, esatto. Allora ragazzi, cioccolato adesso lo possiamo tranquillamente sciogliere a microonde, però aspettiamo un attimo, ok? Quindi chi non ha il microonde, se vuole prepararsi un bagnomaria, lo può fare, va bene, intanto. Poi prendo una ciotola più grande, che stavo per spaccare. Bello della diretta anche questo, al momento mi si spacca la ciotola in diretta, fantastico. Allora, si blocca lo schermo, non si vede più niente, Antonietta, ma solo a te o a tutti, vediamo. Allora. Ok, allora, questo è abbastanza semplice da fare, Cosa facciamo? Mescoliamo zucchero,
il sale. Adesso vi do le dosi, ragazzi, vi do le dosi, scusatemi, non vi ho mica dato le dosi, io poi, eccolo qui, 85 grammi di farina 00, 50 grammi di burro da frigorifero, ok, a cubetti, cuboni, è lo stesso, l'ho già inserito, 50 grammi di zucchero semolato, 1 grammo di sale che ho già inserito, ok, la nostra vaniglia, eccola qua, mezza bacca, va benissimo, che sarebbe più o meno, sarà un grammo circa, e poi a parte 40 grammi di cioccolato fondente, che serve per glassare il crumble, ok, allora vediamo un attimo, bene, ottimo, allora prendiamo adesso la nostra vaniglia, eccola qui. Quindi io l'ho tagliata a metà, non faccio altro che raschiare all'interno e ci sono tutti i semini. Cerchiamo anche questa qua, l'avevo già usata prima, però vedete che c'è sempre qualcosina dentro e quindi lo recuperiamo. E questa è quell'altra bella piena. Oh, aspettate. Dove? Eccolo qui. Sto litigando. Oh, eccolo qua. Bene. Guardate, eccolo qua. Vaniglia, bene. Via le nostre ciotoline. Allora, ragazzi, giro un attimo il mio savoiardo perché il mio forno cuoce un pochino più da una parte, quindi corro il rischio di bruciarne uno. Quindi lo giro, ci siamo anche quasi, per me ci metto un attimo, perfetto, allora vediamo, io sto con calma, metto, ok, allora abbiamo mescolato sale, qui abbiamo la nostra vaniglia, mettiamo la farina. Io l'avevo già setacciata questa, quindi se la setacciate è meglio, però in realtà qui non abbiamo grossi problemi. Mescoliamo bene il tutto. Se c'è la nostra vaniglia la prendiamo e andiamo un po' a romperla, ok? Perché qua fa un pochino più fatica. Bene. E cosa facciamo adesso? Prendiamo il burro, inizialmente lo impastiamo un po', ok? Poi andremo a fare un'operazione che va proprio a sfregolare bene tutto quanto, Ragazzi, ditemi intanto che sono curioso, chi è che ha già acquistato il corso Le creme e le basi e come l'avete trovato? Perché sono molto molto curioso, perché lì spieghiamo un po' tutte anche la differenza, ad esempio, delle montate e tutto quanto. Sono un po' curioso, ecco. Allora, vediamo. Vedete che intanto lo sto un po' impastando grossolanamente? Poi facciamo un'altra operazione che ci renderà proprio la consistenza che vogliamo. Allora, scusatemi un attimo che devo dare un occhio al nostro savoiardo. Mi raccomando, dategli un occhio. Infatti qua direi che ci siamo. Infatti lo togliamo dal fuoco, almeno io lo tolgo dal fuoco perché ci sono, Giacomo, io lo trovo ben fatto, grazie mille, come quando si fa una. Lo sfregoliamo, impastiamo ancora un pochino, va. Allora, vi spiego, se voi continuate a sfregolarlo tanto, così, vi rimarrà molto, vedete, tipo formaggio grana, cioè molto molto sottile, invece io lo voglio un pochino più grossetto, quindi lo impasto solo con le punte delle dita, così, ok? Lo impasto, poi lo vado un po' a dividere. Un'altra operazione sarebbe quella di prendere il nostro crumble e passarlo in un setaccio a maglie grosse, ok? Ok, poi facciamo così. Bene, vedete che è già più grossolano rispetto a prima?
Ok, così per me va benissimo. Ok, mi lavo un attimo le mani e arrivo, eh. Clara, io bellissimo, grazie Clara, ti ringrazio. Allora, intanto, scusate che pulisco. Intanto il nostro savoiardo, eccolo qui, vedete? Così va benissimo. Se volete farlo un pochino più cotto non c'è nessun problema, va bene, però a me piace così. E, bene, lo spostiamo. Rossana, io vorrei comprarlo, ma quella bambina non so quanto tempo mi lascia per seguire le lezioni. Ma Rossana, in realtà sappi che ce l'hai per sempre, quindi lo puoi vedere come quando vuoi, anche quando la bambina è più grande. Oh, bene, bene. Ok, vediamo, eh. Si può congelare e grattugiarlo? Sì, sì, anche. Sì, oddio, è un'operazione un po' complessa, sai Paola. Io la, cioè, andrei molto più easy, molto più tranquillo. Allora ragazzi, qui altra placca, prendiamo il nostro cambo e se c'è qualche grumetto più grande lo potete rompere tranquillamente e andiamo un po' ad aprirlo, ok? Adesso alziamo il forno e lo posizioniamo intorno ai 170-175 statico, 180-185 ventilato, ci sarà un po' più caldo, ok? Poi dopo 2 minuti possiamo mettere in forno il nostro crumble, ok? Quindi intanto lo spostiamo. Bene. Patrizia, bellissimo il corso, grazie Patrizia. Beh, intanto ragazzi, se avete domande, anche io lo facevo con la grattugia, il crumble. Daniela, sì sì, si fa, si fa. Daniela, io non ho preso la grattugia, sai perché? Perché magari non tutti ce l'hanno, allora ho detto guarda, lo facciamo così sbricioloso e va bene, va bene. Ok, perché la grattugia è ancora meglio, ancora meglio. Vediamo. Bene, allora, cioccolato fondente, adesso lo sciogliamo a microonde, gli diamo 20 secondi, poi lo mescoliamo un po' e altre 20. Ripeti la temperatura? Sì, certo. Lo zucchero lo hai già messo? Samuela, sì, allora aspettate un attimo. Ok, adesso vi rispondo a tutti. Samuela, lo zucchero lo hai già messo? Sì, nel crumble sì, all'interno, ok? Mentre se tu parli dello zucchero, quello del savoiardo, beh, l'ho spolverato sopra prima di andare in cottura. Davide, scusa, il cioccolato mi sono perso. Che fine ha fatto? Eccolo qui, Umberto. Il cioccolato dobbiamo solo scioglierlo a microonde, ok? Poi, vediamo un attimo. Luana, sono rimasta all'inizio. Luana, abbiamo solo mescolato zucchero, farina, sale. Poi ho messo il burro e l'ho un po' sbriciolato, ok? Vediamo, 175 statico, 180 ventilato, esatto. Sì, zucchero è stato messo nel crumble. Non ti si vede nel video. Lo so Silvana, perché così inquadro il tavolo. Poi torno, tanto non vi perdete niente. Meglio il tavolo, Ok, Luana, mescola lo zucchero. Luana, ci siamo, Mescola lo zucchero, la farina, la vaniglia. Poi burro, andiamo a sfregolarlo, ok? Oppure se hai la grattugia va benissimo. Lia, puoi dire quale tipo di forno è più giusto per i savoiardi e per i crumble? Allora Lia, in pasticceria tendenzialmente il forno migliore in assoluto è il forno statico, ok? Però poi ci sono dei prodotti che vanno in ventilato e sono eccezionali, ok? Quindi diciamo che si può cuocere in tutti e due i modi. Se hai statico, utilizza statico. Allora andiamo a sciogliere il cioccolato, il microonde. Sentite il rumore, quindi è quello. Allora, Valeria, quanta santa pazienza che hai. No, Valeria, ma io mi diverto, ragazzi. Se no non le farei le dirette, no? Guardate, per fare una diretta non sapete quanto lavoro c'è. C'è veramente tanto lavoro, eh? Antonella, il crumble in forno? Sì, il crumble adesso lo mettiamo in forno. Eccolo qui. E andiamo in forno.
Allora, vediamo il nostro cioccolato. Ora. Allora, dai che torno. So che vi manco. Allora, aspettate. Ok. Bene, così ci vediamo, dai. Cioccolato è in microonde. Ancora un po'. Vediamo. No, no, ragazzi, andiamo in diretta, andiamo a cuocerlo direttamente il crumble, non c'è nessun problema. Sì, può succedere, oh, bene. Adesso lo mescoliamo e lui si scioglie. Allora, può succedere, eccolo qua. Questo ci serve per dopo, intanto l'abbiamo sciolto. Vediamo quanto cuoce il crumble. Meglio così che ti vediamo. Allora, ragazzi, circa anche qui 8 minuti, 10 minuti, molto veloce. Può succedere, siccome non gli abbiamo fatto fare il riposo, che si lascia un po' andare, ma a noi non interessa, perché il crumble a noi ci servirà quale parte croccante all'interno del nostro dolce, va bene? Poi sabato le vediamo bene queste cose, eh? Queste cose le vediamo molto 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 bene. Antonella, percentuale del cioccolato 50-60, no, non c'è problema, sai Antonella, guarda qua, zero problema, sai. E questo ci serve solo a glassare, a rivestire il crumble, quindi se tu utilizzi un 50-60 va bene, non andiamo mai possibilmente oltre il 70, ecco questo. Poi per alcune preparazioni invece, per la ganache eccetera, ecco lì allora è meglio indicare proprio la percentuale, ma adesso la facciamo e lo vediamo. Ok, questo l'abbiamo sciolto, bene, lo spostiamo, eh. Cioccolato lo spostiamo, vediamo, Luana, ma mi dispiace, Luana, prova a, se senti, Luana, prova a uscire e rientrare, perché magari quello è un problema. Alziamo un po', vediamo, qua si vede bene, quindi io credo, Luana, che il problema sia dall'altra parte. Ok, allora intanto ragazzi iniziamo a prepararci la nostra ganache, quindi, ok, questo guardate si è raffreddato, intanto lo spostiamo qua, teniamolo lì, intanto ci serve dopo. Allora, che fine ha fatto il crumble, Giacomo? Ce lo siamo mangiati? No, Giacomo, messo in forno, sai, messo in forno che cuociamo, ok, mi sta andando. Bene, bene, volevo chiederlo, ho avanzato ganache rocher, posso congelare? Sì, sì, Patrizia, la puoi congelare, ma in realtà la ganache, che è una grassa rocher, la puoi anche conservare a temperatura ambiente, non succede niente. Se vuoi essere più tranquilla, la congeli e quando ti serve la utilizzi. Allora, bene, adesso partiamo con una bella ganache al caffè. Vediamo cosa ci serve. Questa è una ganache un pochino più tecnica, ragazzi, perché abbiamo il glucosio, abbiamo il burro. E adesso vediamo anche le differenze. La panna la tengo in frigo perché visto un po' il periodo. Allora, avvicina poco poco. Aspetta, avvicino un po'. Certo, certo. Vediamo. Là. Così, vediamo. Ok. Meglio, meglio. Io vedo bene, bene, questo è l'importante. Davide, per oggi ti guardo stando sul divano, poi domani inizio. Va bene, aspetta, chi è? Titina, bello il nome Titina. Ok Titina, ci vediamo domani, quindi no, ci rivediamo domani, quindi oggi guardi e domani la fai. Ma sì, sì, non c'è problema. Allora ragazzi, qui abbiamo una ganache che adesso andiamo a prepararla, intanto che ogni tanto corre indietro. E al caffè, allora attenzione, io tendenzialmente non uso mai il caffè solubile che abbiamo qua. Perché questa sera lo uso? Perché è più lungo il procedimento usando il caffè da moka. Ok, quello va a fare la moka. Se io volessi usare il caffè da moka, usiamo 3-4 grammi, quindi praticamente il doppio rispetto a questo, e andiamo a ebollizione con la panna. Vado a ebollizione con la panna, con il mio caffè da moka, mi raccomando. Ma cosa è successo?
Scusate, mi sono partiti i commenti. Oh, che bello, come al solito. La diretta però c'è. Allora, un attimo. Vediamo. Scusate, ma ho un problema col telefono. Allora, intanto ve lo spiego. Dove è finita la nostra diretta? Eccolo qui. Allora, dicevo, caffè da moka, ok? E vado in ebollizione con la panna. Eccolo qui. Quindi porto in ebollizione la mia panna, lo lascio in ebollizione. Cioè, vado in ebollizione, lo lascio in infusione per circa 5-10 minuti, poi filtro tutto. Ci vuole un colino con una garza, però, perché altrimenti cade tutta la polvere e dobbiamo eliminarla. Ovvio che